2-0 per la Casertana, che sprofonda ora la squadra in una posizione precaria di classifica con soli 19 punti e con 4 sconfitte di fila. Primo tempo, possesso palla dell'Isola Liri, ma era la Casertana a sfiorare il gol. Al quindicesimo Varzi cercava di battere la rete, si interponeva tra lui e il portiere della Pietra, il numero 3 Mercurio. Al ventesimo la punizione dal limite di Corsale, una fotocopia di quello che poi sarà il gol del vantaggio. Corsale mirava l'angolino alla sinistra di Della Pietra, ma questa volta la mira era imprecisa e il pallone usciva dalla porta. Al ventiduesimo azione solitaria di Alvino, maglia numero 11, si accentrava e calciava di sinistra, anche in questa circostanza il pallone non inquadrava lo specchio della porta. Al 37esimo palla gol per Martone, che solo in aria aveva il tempo di indirizzare il pallone di testa, ma la sua conclusione non trovava lo specchio della porta difesa da Luca Della Pietra. Al 40esimo 1-2 al limite dell'area, un triangolo dove Toscano riceveva palla e a tu per tu con Della Pietra si faceva stoppare la conclusione con il portiere che deviava in calcio d'angolo con i piedi. Si andava nella ripresa e prima occasione la Casertana passava in vantaggio, fallo di Mercurio su un Martone, calcio di munizione al limite. Corsale questa volta trovava l'angolino alla sinistra alto di Della Pietra, che nulla poteva sulla conclusione a giro del numero 4 della Casertana. Al nono conclusione di Carfora, Longobardi, il portiere della Casertana, si distendeva sulla destra e deviava. Al 24esimo l'azione che ha mandato su tutte le furie i tifosi dell'Isola Liri e la panchina, Tufano anticipava Gargiulo in area di rigore, veniva messo giù l'arbitro, arrivava il fischio dell'arbitro, si pensava un calcio di rigore, invece arrivava il cartellino giallo per il capitano dell'Isola Liri per simulazione tra le proteste generali. Al 30esimo era Giglio che andava in gol, ma dalle immagini pare che il giocatore dell'Isola Liri fosse in realtà in fuorigioco. Al 31esimo conclusione al limite dell'area di rigore di Caligiuri al volo, il portiere però c'era. Al 39esimo azione solitaria di Varzi, che entrava in area dalla sinistra e Della Pietra con i piedi in calcio d'angolo. Dal calcio d'angolo nasceva il 2-0 della Casertana. Anche in questa circostanza il tecnico Renato Cioffi ha protestato, perché c'è un netto fallo del numero 6 Scognamiglio su Mercurio sul calcio d'angolo. Scognamiglio si appoggia a Mercurio, lo travolge, conclusione che para Della Pietra in due tempi e poi sulla ribattuta tapin vincente del numero 17 Esposito, che virtualmente chiudeva la partita sul 2-0. Domenica prossima all'Isola Liri altro test difficilissimo contro la Turris, altra pretendente al titolo di questo girone, e poi ulteriore trasferta a Civitavecchia. Se ne riparlerà a fine mese, quando a Isola Liri tornerà il derby dopo 20 anni di assenza. Possiamo dire arbitro, anzi Terna 2, Isola Liri 0, senza nulla togliere alla Casertana.